A filo diretto con gli ascoltatori diamo il bentornato al vice sindaco di Guidizzolo, Chiara Cobelli. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, noi lo sa che invitiamo gli ascoltatori a partecipare, è un po' che non viene, ma comunque sì. Invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione per mandare sms, messaggi Telegram, il numero è il 348-3188-339 per chiamarci. 0376 63 1709, mail diretta @temporadio.it, diretta streaming su Facebook, la pagina del Gazzettino Nuovo e Temporadio, YouTube Temporadio Live, diretta DAB anche questo, ma H24 ogni giorno. Allora, dunque, cominciamo subito col parlare di lei mi ha detto opere, lavori pubblici, no, fondamentalmente. Sì, opere, lavori pubblici, è un periodo in cui comunque si sta realizzando quello che avevamo pianificato, quindi le opere pubbliche proseguono. Proseguono i lavori di riqualificazione dell'ex Finanza, dove abbiamo da poco inaugurato la consulta giovani e dove hanno trovato spazio le associazioni di Guidizzolo come la Hauser e la Proloco. Si prosegue grazie a un contributo del MIT, del Ministero dei Trasporti, un contributo a fondo perduto che è arrivato per la riqualificazione degli edifici vincolati del territorio, proprio per il patrimonio storico, per conservare il patrimonio storico del territorio, contributo a fondo perduto di 500.000 euro che ci permette di cominciare un secondo lotto di lavori nell'ex Finanza e quindi procedere con questa riqualificazione. Per cui appunto ricordiamo, perché l'abbiamo detto così a un passant, però intanto le associazioni e la consulta giovani hanno una loro sede, questo è fondamentale. E adesso magari può sembrare un attimino, ma pensiamo ad inverno per esempio, in sì, dicembre-gennaio, cioè non è che ecco. Sì, assolutamente sì. Sì, sono lì comunque da ottobre dello scorso anno, quindi hanno trovato posto l'Hauser soprattutto per che ha l'usanza comunque di radunarsi i pomeriggi per la tombolata piuttosto che per i corsi, anche quelli in ex Finanza, così sì, hanno trovato spazio nell'ex Finanza. Ecco, e quindi con gli ulteriori lavori di riqualificazione ci saranno più stanze a disposizione e più spazio per i cittadini di Guidizzolo. Per cui appunto la tombolata poi, sì. Pensa che una esperta del settore di una zona non lontanissima ha appunto raccontato che la tombolata stessa è importantissima per mantenere la mente viva degli anziani, sì, per cui poi... proprio uno scopo terapeutico addirittura proprio. Quindi bando che... non è stato un bando, è stato un trasferimento dal Ministero dei Trasporti appunto per diciamo riqualificare quelli che sono gli edifici storici e conservare il patrimonio storico del paese. E siamo adesso a livello di progettazione definitiva, ci stiamo confrontando con la sovrintendenza per eccepire tutti i dettagli o le variazioni del caso e dovremmo appaltare i lavori prima di fine anno, anzi sicuramente siamo, diciamo che già con la sovrintendenza siamo a un buon punto, quindi finito questo passaggio dovremmo passare proprio ad appaltare i lavori. La si vede con una certa antipatia perché rallenta, però insomma non dimentichiamoci sì, che abbiamo anche un patrimonio. Esatto. Dopo, se qualcuno dice allora come ha fatto a dare il permesso per determinate cose, lo è lì. Non ci sono vincoli che vanno rispettati. Infatti, quindi... almeno ci dovrebbero essere, per cui insomma sì, ci sono comunque, dai. Allora, e poi tra l'altro mi diceva anche fuori onda, posso dire che la farmacia comunale non è ancora stata inaugurata ufficialmente, ma è già operativa. Non è già stata inaugurata, per l'inaugurazione pensavamo di procedere verso i primi di settembre. Adesso lasciamo che la gente vada in ferie, si rilassi, faccia tutto quello che deve fare e poi i primi di settembre ci sarà proprio l'inaugurazione ufficiale, comunque da sabato 27 e quindi oggi è ufficialmente il secondo giorno di apertura, alle 8:30 aperto anche
stamattina è ufficialmente operativa la farmacia comunale, che è a servizio di tutti i cittadini. Mi piace dire che è comunque la farmacia dei cittadini, perché è loro. Allora, tra l'altro, ricordiamo una cosa, visto che l'ha detto giustamente, è la farmacia dei cittadini. Chi va nelle farmacie comunali fa in maniera che il comune abbia dei soldi nelle casse che poi il comune utilizza per i servizi vari, cioè magari c'è una persona, un portatore di handicap che ha bisogno di essere accompagnato, come finanza grazie al fatto che andiamo nella farmacia comune, per esempio, è un esempio proprio, sì, però sì. È così, per cui siamo molto contenti di questa apertura, siamo stati contenti per il riscontro che abbiamo già ricevuto sabato nella prima giornata di apertura, e come sottolineavi giustamente tu, è un servizio che poi genera altri servizi per i cittadini. Esatto. Allora, abbiamo parlato di anziani, adesso abbiamo parlato di farmacia, parliamo di bambini anche, perché delle opere pubbliche importanti anche. Parliamo di bambini perché prosegue anche qui tutto quello che riguarda la costruzione dell'asilo nido. Dopo i primi interventi di demolizione e di smaltimento, passiamo adesso alla realizzazione dei sottofondi che verranno realizzati nel mese di agosto, perché la ditta che sta operando non ha previsione di fermarsi e ci ha comunicato che già da settembre partiranno proprio le opere strutturali e quindi verrà proprio iniziata la costruzione del nido. Per cui è una cosa anche qua fondamentale, sì. Si parla per esempio di parità, di pari opportunità, eccetera, eccetera, non dimentichiamoci, sì, che è un servizio fondamentale. È un servizio per i cittadini, mi piace ricordare che comunque è un servizio che stiamo costruendo grazie al PNRR, e quindi anche questo non va a gravare su quello che sono le casse del comune e quindi di tutta la comunità. E è un servizio comunque indispensabile in un paese proprio. Certo, per cui ancora ci sono altre opere anche? Ci sono altre opere, prosegue la riqualificazione del comune, della sede comunale. Abbiamo in previsione l'inizio del trasloco e dello spostamento della biblioteca nei nuovi locali per il mese di agosto, quindi a settembre è la previsione di riapertura al pubblico della biblioteca, perché abbiamo cominciato un primo lotto di lavori che prevedeva appunto la biblioteca, che era la prima parte interessata, e una parte degli uffici. E questo primo lotto è quasi a conclusione e adesso verranno trasferiti i lavori nell'altra parte del comune, e quindi gli spazi che sono stati riqualificati possono essere riaperti al pubblico. Quindi si prevede di riaprire la biblioteca nel mese di settembre, nonostante comunque la biblioteca con il servizio di interscambio sia sempre stata attiva e ha lavorato anche molto bene in questi mesi di chiusura, gli utenti sono stati comunque soddisfatti, abbiamo un riscontro positivo anche del servizio che è stato fatto in questi mesi, nonostante i locali non fossero accessibili fisicamente. Perché appunto la biblioteca fa parte di una rete, no? Di altre biblioteche. La rete bibliotecaria mantovana, sì, quindi abbiamo potuto mantenere durante il periodo comunque di chiusura dei locali appunto l'interscambio, quindi gli utenti potevano liberamente prenotare libri che venivano, abbiamo dedicato un ufficio nella nuova zona dove sono stati spostati gli uffici, e quindi loro potevano accedere comunque ai libri in qualsiasi momento prenotandoli e avendoli a disposizione. Che sono un patrimonio da tutelare, le biblioteche locali, un po' come gli ospedali anche, no? Che adesso sono a rischio chiusura tante volte. E ti dicono, ma meglio uno grosso, sì, ma non è che uno possa ogni volta pigliare la macchina, andare nel capoluogo, cioè, e ecco. Un'altra novità proprio di quest'anno che è stata inserita nel piano diritto allo studio come progetto comunale è la biblioteca scolastica. E quindi proprio nella convenzione del piano diritto allo studio che è stata votata in consiglio a luglio, uno dei progetti del comune
è stata proprio l'apertura della biblioteca scolastica attraverso la rete bibliotecaria mantovana. Abbiamo fatto formazione dei docenti, una prima fornitura di libri verrà data dal comune e dopodiché loro saranno proprio abilitati anche sulle piattaforme dedicate per formare la loro biblioteca, e questa è proprio una promozione della lettura a favore di tutti i ragazzi e i bambini che frequentano sia la primaria che la secondaria di Guidizzolo. Certo. Non stavo pensando, sorridendo un attimo, stavo guardando i messaggi, chissà se imparano anche a leggere sul cartaceo, no? Che magari tu vedi quelli che cercano di allargare l'immagine, va bene, magari vedono una cartolina e allora ecco, sì, gli ascoltatori dicono date spazio anche alle asfaltature. Sì, diamo spazio anche alle asfaltature, e sono già in progetto, stiamo proseguendo per step a seconda dei progetti. Diciamo che il tempo non ci ha proprio aiutato per quest'anno, perché con le frequenti piogge è stato abbastanza disastroso, però sì, stiamo pensando anche alle asfaltature. Sì, ricordiamo, anche se adesso sembra strano perché è 30 gradi, che poi non è che abbiamo delle temperature, comunque 32, 31, sì. 32, fino a qualche settimana fa, tutti i fine settimana ha piovuto, sì. I fine settimana proprio c'è, sì. Ecco, e comunque ha piovuto al punto tale, c'era il lago di Garda che era un metro e 40 sopra, cos'è che era? Qui. Sì. Purtroppo ha rovinato le strade, il tempo ha rovinato anche la programmazione degli sfalci, perché sappiamo benissimo e vediamo anche noi, e non è stato il tempo ottimale quest'anno, né per gli asfalti e né per gli sfalci. Esatto, perché esatto, gli sfalci perché le piante crescono e gli asfalti perché l'asfalto si stacca. Allora ci fermiamo un attimino, dai, con la vice sindaco di Guidizzolo Chiara Cobelli, ci troviamo tra un paio di minuti. Una parte di filo diretto con gli ascoltatori che stiamo trascorrendo con Chiara Cobelli, vice sindaco di Guidizzolo. Ci sono tantissimi messaggi, ma anche tante altre cose da dire, anche perché per esempio c'è l'efficientamento energetico, no? Appunto c'è un bando, anzi prima ancora un bando energetico. Sì. Qualcosa per... sì, questa è proprio una novità, nel senso che ci è stata comunicata anche a noi la settimana scorsa. Nel 2022 avevamo partecipato a questo bando di Regione Lombardia per la realizzazione di impianti che favorivano la copertura del fabbisogno degli edifici comunali. Allora eravamo stati ammessi ma non finanziati, per comunque carenza di fondi, erano finiti i fondi, e la settimana scorsa ci è stato appunto comunicato che ora siamo stati finanziati, e questa per noi è una grande notizia, soprattutto perché a fronte di un progetto di 517.000 euro che andava a coprire, a finire di coprire il fabbisogno del polo scolastico, di tutti gli impianti sportivi, dell'immobile che abbiamo a Birbesi, che prima era adibito ad asilo e adesso invece è molto sfruttato con la scuola di musica, per la quale ringrazio l'ente filarmonico e ringrazio tutti gli insegnanti che hanno riqualificato questi spazi e danno vita a questi spazi. E dicevo, questo progetto che noi avevamo candidato al bando con un importo di 517.000 euro totali, 460 dei quali ci vengono concessi a fondo perduto, e questa è proprio una novità che ci è arrivata la settimana scorsa. Non male, perché appunto quando si parla di edifici comunali uno pensa automaticamente alla sede del comune, a parte che comunque il comune grava di meno in questo modo sulle tasche dei cittadini, ma in realtà ci sono tutte le palestre, tutti appunto i luoghi. Questo è proprio un bando specifico solo per autoconsumo. Certo. Quindi va a azzerare quelli che sono i consumi degli edifici comunali. Tra l'altro un dato su scala nazionale che può sembrare, allora l'Italia è partita per ultimo quasi in Europa, ma abbiamo recuperato moltissimo terreno, sì. Assolutamente, cioè non è assolutamente vero che siamo così indietro con le rinnovabili, per cui obiettivamente, chiaramente anche lì poi
c'è da fare con la soprintendenza, perché sì, sì, perché sul Duomo di Milano, non so, la Madonnina che regge un pannello solare non la vedremo mai. No. Ecco, sì, è purtroppo il problema, diciamo, purtroppo tra virgolette, è che gli edifici comunali sono quasi tutti vincolati. Infatti. E quindi quello è il problema. Però diciamo che sugli impianti sportivi, l'immobile comunque che abbiamo a Birbesi e sul polo scolastico è una buona integrazione e va a togliere dalle casse comunali comunque il peso di alcune bollette. E poi oltre al produrre da rinnovabili c'è anche il risparmio. State cambiando i serramenti? Dove? Sì, ecco, abbiamo comunque approfittato dei lavori che si stanno svolgendo in comune per la riqualificazione sismica e verrà completato e ultimato con il terzo lotto la sostituzione di tutti i serramenti dello stabile del comune, che era già iniziata gli scorsi anni grazie anche qui a dei contributi che arrivano sempre dal MIT grazie alla legge 160 del 2019. Questo è il terzo e ultimo lotto, diciamo che con questo viene completata tutta la sostituzione dei serramenti e anche qui questi contribuiscono al risparmio energetico. Non male, assolutamente. Allora, le chiedono il progetto della piazza del comune, quando lo fate vedere, intendo il definitivo e concreto? Allora, il progetto della piazza del comune è parte delle slide, le può già vedere passando per il paese o entrando in comune, perché sono state appese nella quella che era la sala civica, che adesso con i lavori è stata aperta e quindi è diventato un vero e proprio passaggio fra il parcheggio retrostante il comune e piazzale Marconi, oppure entrando nella nuova parte degli uffici comunali al primo piano della TS, può trovare tutte le prime slide che raffigurano la nuova piazza comunale. Certo. Allora, il parco che vi siete vantati di fare su un campo d'erbacce incolto non è, insomma, non va bene, non è secondo le vostre promesse. Qui non hanno ancora capito, non hanno capito cos'è un bosco urbano e non hanno capito che il taglio è affidato per i primi 3 anni a degli esperti che hanno il compito di far crescere queste piante. Qui c'è una discussione perché durante l'ultimo taglio è stata appositamente lasciata l'erba alta fra una piantina e l'altra. Questo cosa consente? Non a detta dell'amministrazione comunale, ma a detta dell'agronomo che sta seguendo tutta la piantumazione del bosco urbano. Questo consente di proteggere le piante dal caldo e di farle riuscire ad attecchire nel migliore dei modi. Quindi sì, probabilmente non è un taglio estetico che adesso può piacere, però il bosco è bosco, è fatto a misura di bosco ed è fatto perché fra qualche anno noi ci possiamo ritrovare un bosco urbano. Non è né incuratezza, né è proprio è un taglio appositamente fatto così. E ricordo che poi per i primi 3 anni è la ditta Alber Italia che ha cura di eseguire proprio questi sfalci, perché lo fa con dei professionisti che sono in grado di sapere quelli che sono i tagli che devono essere comunque fatti. A parte che essendo un bosco, se è un bosco non è un parco, quindi l'erba non è... comunque adesso non mi ricordo quali siano i dati, ma è dimostrato che mi pare l'erba di 10 centimetri abbassi di un grado rispetto all'erba di un centimetro o due, insomma. Sì, sì, comunque adesso non mi ricordo stato... i dati, prendiamolo con le molle, però comunque capisco è molto che... simile. Probabilmente l'effetto visivo non sia adesso dei migliori, non è il prato all'inglese, ma non lo sarà neanche... Ma se andiamo in montagna non è un prato all'inglese. Allora, dunque, raccolta rifiuti quasi sufficiente perché a volte ci sono dei vuoti di servizi, scrivono. Ma allora, vuoti di servizi non mi risulta, è successo lavorando, può succedere che venisse saltata qualche utenza, ma se prontamente comunicato all'ufficio tecnico e ai responsabili di riferimento, in giornata viene recuperato quello che è
che è stato, diciamo, lasciato certo. indietro. Poi tutti si riempie la bocca dicendo che bisogna salvare il mondo dall'inquinamento, voi lo state facendo, giustamente, piantando realmente tanti alberi, bravi, appunto, questo è un polmone, appunto. Cobelli, scusi, ho capito che lei pensa all'asfaltatura, ma bisogna provvedere a non pensare, sì, va bene, va bene. Poi ancora, avete fatto bene con la farmacia, dice Corrado. Poi ancora, chi ha pagato l'affitto per uno stabile chiuso per mesi e aperto oggi per fare un dispetto a un noto farmacista ex sindaco onorevole di Guidizzolo? Ma mi spiace anche. Che ci sia qualcuno che la pensi così, però non è assolutamente la cosa reale. La farmacia comunale è un servizio per i cittadini di Guidizzolo e è a servizio dei cittadini. Chi pensa così sbaglia, ma sbaglia anche di grosso, perché non è la cosa reale. Comunque salutiamo questo personaggio e anche la sua Fiat 500. Allora, la piazza quando presentate oppure volete sempre fare senza dire nulla? Ah, vabbè, qui ha detto come prima, insomma, per la piazza. Allora, ma scusi, ma una parte del progetto, quelle delle slide che fate vedere... È una parte del progetto, quello delle slide che fate vedere? Sono slide che prendono più o meno tutte le angolazioni della piazza, quindi si può vedere bene o male quello che sarà il risultato finale di tutta la piazza. Certo che sono slide di angoli, sono prese e da lì si vede tutto il progetto. Poi impegnatevi di più, non mostrate il fianco, insomma, a quelli che criticano, perché io vi ho votato. Poi ancora, farmacia comunale, speriamo bene, dice un altro messaggio. Altro messaggio, frazioni dimenticate, per favore provvedete, Rebecca in particolare. Grazie, ve l'ho letto il messaggio. Provvederemo. Non dimenticatevi di Rebecca. No, non ci dimentichiamo allora. Delle frazioni, non ci dimentichiamo delle feste che hanno fatto nelle frazioni, sia a Rebecco che a Birbesi, quella che è appena conclusa. Esatto, delle feste. Sono molto bravi, sono molto attivi sul territorio e si è appena conclusa la fiera di Guidizzolo la settimana scorsa, dove ci sono stati degli eventi importanti come la gara ciclistica organizzata dalla Proloco e dal Ciclo Club. C'è stato il concerto dell'Ente Filarmonico, che è arrivato al 185esimo anno il lunedì a chiusura della fiera. C'è stato il torneo della Schida, ci sono stati tanti eventi. Si è appena conclusa la festa di Birbesi, che è sempre un punto di riferimento durante l'estate nel paese di Guidizzolo, e la settimana prossima ci sarà la festa della birra organizzata dalla Proloco come tutti gli anni, che quest'anno cambia location, si trasferisce dal parco al centro sportivo di Guidizzolo. Perfetto. Per non dimenticare niente, il 10 agosto a San Lorenzo invece si organizzerà a cura dell'Associazione Infinito, con il patrocinio del comune, Notte di Stelle. Notte o notte? Notte di Stelle, perché ci sarà un quartetto jazz e dell'ambientazione dell'oratorio di San Lorenzo, che accompagnerà la serata e sperando di vedere tante stelle cadenti, insomma, sì. Di poter esprimere tanti desideri, anche se bisognerebbe esprimerlo finché si vede la stella cadente, per quello che è difficile che si realizzino, perché non sei mai pronto, insomma, fondamentalmente. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo la vice sindaco di Guidizzolo, Chiara Cobelli. Le chiediamo però come vuole salutare i suoi concittadini. Ma io voglio salutare i miei concittadini ribadendo che in questi anni ci siamo presi l'incarico e l'onere di cominciare a riqualificare tutto il paese, che piano piano lo stiamo facendo e che arriveremo alla fine di questi 5 anni con ulteriori opere ultimate. Per cui, benissimo. Grazie a Chiara Cobelli, vice sindaco di Guidizzolo. Grazie a voi.